Torniamo a parlare di strutture sportive, se ne è parlato negli ultimi giorni, gli interventi che dovranno essere fatti al Palaestra Mario D'Agata, e poi siamo qui a San Lorentino, al storico palazzetto di San Lorentino, perché anche qui la situazione è piuttosto intricata. L'assessore Tanti ha parlato di rischio chiusura, c'è cioè tutta una vicenda da risolvere con il De Magno, e però anche il fatto che alcune attività sportive necessariamente dovranno trasferirsi. Ne parliamo con Piero Ferruzzi, che oltre ad essere presidente del Panathon, insomma, è certamente parte attiva per quanto riguarda anche la società Petrarca, storica società. E tra l'altro partiamo da questo, perché tutti questi problemi delle strutture, come primo problema o primo danno per la città di Arezzo, che ci avevate un evento molto abbastanza grosso, no? Previsto. Sì, non solo noi ci avevamo un evento, ma noi utilizziamo il palazzetto di San Lorentino anche per le nostre attività, e quindi abbiamo subito un danno notevole e stiamo subendo un danno notevole. Ma poi avevamo l'evento era un evento da fare alle caselle, ma purtroppo il maltempo ci ha condizionato, quindi per quell'evento cerchiamo altre soluzioni, e nel caso specifico andremo ad effettuarlo. È una prova di campionato di Serie A1 e A2 che noi organizziamo e che verrà spostata nella palestra di San Sepolcro, quindi non ci sono, ma questo è un fatto contingente, purtroppo colpa di nessuno, colpa del tempo. Quindi comunque un bel indotto di atleti che sarebbero dovuti venire qui in città. Assolutamente sì, è una prova che porta tanta gente in città, che riempie gli alberghi, perché ci sono atleti provenienti da tutta Italia con le famiglie, quindi è una cosa di grande importanza, ma purtroppo il tempo non è stato clemente, non c'è stato favorevole, quindi... Però tornando alle caselle, io vorrei fare un discorso però un pochino più articolato, San Lorentino scusi, vorrei fare un discorso un pochino più articolato che questo. Io credo che, è vero, questo impianto ha dei problemi, e nessuno lo può negare, sono problemi ormai annosi che vengono da tanto tempo, che sono di varia natura, e il problema però al quale si riferisce l'assessore Tanti è il problema della sicurezza, che è un problema di non poco conto e del quale dobbiamo dare atto all'assessore Tanti di aver acceso finalmente la luce su questo palazzetto, e quindi sicuramente va affrontato, però secondo me ci sono diverse cose che stonano. Una è che se noi andiamo a vedere l'agibilità e la sicurezza degli impianti pubblici che sono in città, di tutti i tipi, dalle scuole a altre cose, forse ne troveremo altri che hanno necessità di intervento e che non sono a norma per quanto riguarda la sicurezza, però questo è un impianto sportivo e in Italia lo sport è un qualcosa di serie B, è un qualcosa. In Italia non abbiamo un ministero dello sport, e quindi normalmente nei comuni gli assessorati allo sport vengono accorpati con altre attività, e quindi è tutto un discorso che riguarda lo sport in generale, e questo fa dispiacere, specialmente in anni come questo, che sono anni olimpici, nei quali poi ora ci faremo belli con le eventuali vittorie che facciamo con sport che sono sport minori. Quindi diciamo che i problemi che sono qui non sono problemi nuovi, sono problemi comunque vecchi che potevano essere gestiti, perché il rischio qui è che appunto anche voi come società Petrarca dovete andare da un'altra parte. Questo rischio per noi esiste, e quindi sarà tutto da vedere quando si metterà in piedi il discorso e capire cosa si vorrà fare, perché qui c'è un problema anche di proprietà di questo immobile, che attualmente è di proprietà del De Magno. Il comune giustamente dice: se io devo prendere in carico, io me lo prendo in carico, ma me lo prendo in carico soltanto al momento in cui è a norma su tutto, perché io non posso rischiare poi l'incolumità delle persone, e questo è un ragionamento giusto, però è un ragionamento che insomma è un rimpallarsi le cose che da anni vanno avanti, perché questo impianto ha problemi anche non solo di agibilità, ma anche problemi di proprio per come ne usufruiamo. Se andiamo dentro, o se potessimo andare dentro, vediamo quali problematiche ci sono per quanto riguarda il parquet, che è stato massacrato per tanti motivi, quindi che qui non stiamo a vedere.
Però è un problema, sono problemi annosi questi che vengono avanti nel tempo e poi improvvisamente si dice ora si chiude e signori arrangiatevi, andate ognuno dove ritenete. Questo non è, Arezzo non ha un grande numero di palestre. Infatti dico, è un problema questo che amplifica la carenza di strutture sportive idonee, no? Assolutamente sì, ma poi quando andiamo da qualche parte? A ottobre, quando tutte le attività ricominciano, perché ora diciamo che agosto è tutto fermo, poi settembre e primi di ottobre ricominciano tutte le attività e quindi con le caselle inagibile, perché per quanto il Comune stia facendo uno sforzo credo pesantissimo per rendere agibili le caselle al più presto, però io non credo che per ottobre le caselle siano agibili. Quindi ci troviamo con le caselle inagibili, questo palazzetto che non sarà usufruibile e quindi vediamo un po' quello che succederà. Speriamo che riusciamo a trovare qualche palestra o qualche posto, se no saremo costretti a ridurre le nostre attività. Noi abbiamo più di 400 bambini che fanno attività con noi e quindi vediamo un po', si riduce. Perché ho torto con. È un danno poi alla società, cioè alla società ovviamente. Ma è un danno sociale, io credo, perché forse quando riusciremo a capire che le società sportive, soprattutto quelle che fanno sport di base, fanno sì sport di base, ma non lo fanno pro domo sua, ma fanno per dare un servizio e fanno per dare per un servizio alla società, un servizio sociale. Diciamo, fanno fare sport ai ragazzi una cosa che dovrebbe essere di proprietà della pubblica amministrazione, e quindi non lo fanno perché non ne hanno la possibilità e tante piccole società si sono sostituite. Quindi io credo che quando queste piccole società che vivono con grandi sacrifici riusciranno verranno costrette a ridurre le loro attività, la città ne avrà un danno assolutamente importante. Ecco, tra le strutture c'è anche l'ipotesi di Palazzo del Piego, questa diremmo dire nuova palestra, anche se ormai è stata realizzata da alcuni anni, ci eravamo stati varie volte proprio per dire come mai questa palestra non viene usata dopo tutto quello che è stato investito. Forse mancava qualcosa, visto in Italia c'è sempre qualcosa, qualche aspetto burocratico che non è stato risolto, è stato inserito adesso nel bando delle strutture e secondo l'assessore è molto probabile che alcune attività che venivano qui a San Laurentino, chissà se anche la ginnastica, per voi andare a Palazzo del Piero potrebbe essere un'alternativa possibile? Ma io credo che per tutti sia un'alternativa possibile, con un po' di disagio certamente per tutti, perché le famiglie, se il discorso è un discorso temporaneo, ben venga. Viceversa io credo che vadano selezionate le attività che potranno andare a Palazzo del Piero. Palazzo del Piero è secondo me l'assessore fa bene a cercare di mettere in uso un impianto che è lì fermo e che non viene utilizzato in assoluto. Io credo che sia una ragione logica, però bisogna capire quali sono le società che potranno andare al Palazzo del Piero, perché ci sono attività per le quali non è così disagevole andare in quella struttura, per altre che, dove le famiglie devono portare i ragazzini e i bambini a fare ginnastica o a fare qualsiasi altra attività, credo che partire da qui e andare al Palazzo del Piero e tornare sia un po' problematica la cosa, anche per quanto riguarda i servizi.